Provate a pensarci, quante sono state negli ultimi anni le novità nel segmento delle city car? Poche, se non pochissime, e questo perché danno un margine molto basso ai costruttori. E in un periodo storico in cui molti marchi stanno facendo marcia indietro, togliendo dal mercato le loro city car o presentandole in una versione esclusivamente elettrica, Hyundai presenta la nuova i10, che si conferma come la più tecnologica tra le piccole. Fino a pochi anni fa era impensabile trovare il navigatore GPS integrato in un'auto lunga poco più di 3,5 metri. La nuova Hyundai 10 presenta uno schermo del sistema multimediale da 8 pollici, non solo col navigatore integrato, ma anche con una SIM integrata, grazie alla quale è possibile vedere diverse informazioni in tempo reale, come il traffico, la presenza di parcheggi, il meteo e altro ancora. Non solo, tramite l'app dedicata è possibile controllare da remoto alcune funzioni dell'auto, ad esempio aprire e chiudere le portiere, nel caso foste tra quelli che quando si allontana non si chiedono sempre se hanno chiuso l'auto. Inoltre c'è anche la ricarica wireless dello smartphone. Con il supporto Apple CarPlay e Android Auto, tra l'altro, è possibile rimanere sempre connessi sfruttando i propri contatti e le app del proprio device attraverso lo schermo. Restando in tema tecnologia, la Hyundai 10 ha il mantenimento attivo della carreggiata, quindi rimane all'interno della carreggiata. Ovviamente bisogna sempre tenere le mani sul volante. C'è poi la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento dei pedoni e il rilevamento di stanchezza del guidatore. Insomma, una dotazione davvero completa. Tra l'altro, la frenata automatica d'emergenza è di serie anche sull'allestimento d'ingresso. Se vi state chiedendo invece se la Hyundai 10 è più pratica e abitabile rispetto a prima, la risposta è affermativa. Il look potrebbe trarre in inganno, un po' più sportiveggiante nel design, mentre prima aveva un po' più l'aspetto da piccola monovolume. In realtà l'abitabilità è migliorata soprattutto grazie al passo allungato e anche dietro si sta davvero comodi. Il bagagliaio poi ha una capienza da record nel segmento di 252 litri. Gli interni sono decisamente più maturi rispetto a prima, c'è tanto spazio, la plancia ovviamente è fatta con plastiche rigide come ci si aspetta da un'auto del segmento A, che guarda sempre anche all'economicità. Mi piace molto questo spazio davanti alla leva del cambio, anche con ricarica wireless volendo, e la leva del cambio invece molto vicina al volante, quindi comoda da manovrare. Passando alla guida, la Hyundai è una stick car perfetta, i comandi sono molto morbidi a partire dalla frizione che non affatica neanche in mezzo al traffico, terzo e cambio sono poco affaticanti, il motore invece è un 1.3 cilindri da 67 cavalli, non è ovviamente molto grintoso ma neppure lo trovo pigro, anzi ha una discreta fluidità ai bassi regimi, almeno nelle marce basse. È disponibile anche con il cambio robotizzato a 5 marce, che lo rende però più pigro. Date alla mano, l'accelerazione da 0 a 100 km orari passa da 14,8 a 17,8 secondi. Tra i pregi di questo 1.3 cilindri aspirato ci sono i consumi. La casa dichiara nel ciclo di omologazione WLTP, quindi quello più recente e più realistico, 22,7 km con un litro. Se non dovesse bastare, c'è anche la versione Eco Pack, che ha l'omologazione a 4 posti, i cerchi un po' più piccoli, e raggiunge un valore di 23,8 km con un litro. Al lancio ci sarà solo questo 1.3 cilindri, che sarà declinato anche nella variante a GPL, e nel corso del 2020, all'inizio dell'estate, arriverà anche la versione N-Line. Avete capito bene, la versione sportiva, che monterà un 1.3 cilindri da 100 cavalli. Quanto costa la nuova Hyundai i10? Si parte da un listino di 12.900 euro per l'allestimento di ingresso Advance, si passa poi ai 14.500 euro di quello intermedio Tech, che sarà anche il più venduto, e si passa ai 16.800 euro per quello top di gamma Prime. Grazie a una promozione di lancio si partirà da 11.450 euro e 12.300 euro per l'allestimento intermedio Tech. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate della nuova Hyundai 10.